Partita la gara delle aliene, parte subito forte Monica Venturelli, la tesa di San Damaso targata RCM Casinalbo, è la gara breve, la più breve, quella in cartellone attraverso due giri grandi, cambia la dinamica del percorso sotto questa pioggerellina che non scoraggia le 44 atleti in gara. Torniamo in gara con voi, siamo in gara da circa 3 minuti, ancora un'informazione che esula da quello che è il tema della gara, ma c'è sempre qualcuno che ha parcheggiato in maniera inopportuna. La Tiguan bianca targata E di Empoli, di Domodossola 874, W di Walter, P di Pistoia, e una Peugeot targata Domodossola Torino 562, J di John e T di Torino. Sono auto da rimuovere subito perché stanno ovviamente creando un impatto e un disagio complessivo davvero da inferno dantesco. Questi sono aspetti che esono al tema della gara, che vive il primo di due giri grandi, quello nel quale ancora Monica Venturelli è ancora saldamente al comando per l'atleta modenese. Si profila ovviamente una prova importante quando siamo a metà ormai del suo cammino. Grazie alla regia vantiamo già i risultati che diventeranno poi lo strumento da essere ovviamente analizzati e soprattutto anche discussi nel dopogara, nella cornice del circolo dello Stradello, che torna dopo un anno esatto scenario e palcoscenico del primo cross regionale Emilia Romagna per le squadre legate al nuovo corso targato Matteo De Sensi, il precedente ex Cus Parma, ora capo dell'Atletica Emiliano Romagnola, e da novembre ha rilevato il mandato consegnatogli da Alberto Montaneri.
Torniamo con voi amici in quello che torna a essere, sembra davvero, lo show di Monica Venturelli, ritrovata condizione per l'atleta della RCM Casinalbo, che già oggi ha trovato modo di sorridere per la bella conferma di Giulia Mattioli. Grinta e classe per l'atleta allenata da Bosi, che ha tenuto testa a Valentina Facciani, approdata alla corte della Corradini dopo l'esperienza Cus Bologna prima, running 99 di Volpiano. Per l'atleta cesenate oggi il confronto con la Mattioli poteva sembrare incredibile, ma in ogni caso è la condizione che ora sorregge l'atleta dell'RCM, così come quella di della Venturelli che comanda, ad inseguire la quale troviamo anche Imane Zuir del Cus Bologna. Intanto facciamo un drink a base di tè, un tea party con Paolo Cocchi, lasciatecelo dire, una mini pausa nel cuore di una mattinata che trova la Incerti a capitanare le casacche di Modena, con loro anche la Petocchi, sono 5 atleti in maglia arancione, tra l'altro le due ex arcetane. Quinta gara, quella che sarà, siamo intanto in solo questa da 6 minuti e 14 secondi a stretto contatto dell'evento, che anche in questo caso porterà alla ribalta le prime 10. Superba condotta di gara di Monica Venturelli, maglia rossa, la vediamo nel lato più a sud del tracciato. Ora il vantaggio su Imane Zuir si sta nettamente assottigliando tra le 2, 4, 5 metri. L'anno scorso vinse la modenese Ilaria Baisi, corse la distanza in 10.37, siamo a 4-5 minuti dalla conclusione. Ebbe ragione della romagnola Caterina Moroni, di Silvia Incerti, di Alice Andreoli, Katia Solaroli, Elena Merighi, Claudia Sgarbanti, Cecilia Silvestroni, Greta Dalla Libera e Francesca Pedocchi della Polisportiva Arceto. La Incerti e la Pedocchi nel frattempo hanno cambiato squadra, da Arceto sono approdate al Molificio Modenese Cittadella, questo per dare oltremodo linfa alla squadra già di per sé potente di Gianni Ferraguti. Bosi sta monitorando l'incedere della Venturelli, preziosi consigli del suo tecnico. Intanto è cambiato il copione, va a comandare ora la Titi maglia bianca, la casacca del Cus Bologna, Imane Zuir, dopo una prima parte dove è stata la teta dell'RCM a fare la differenza. Di slancio è avvenuto il sorpasso, è cambiato quindi il copione. Pioggia e freddo ora a tenere alta l'attenzione e a condizionare la fatica delle protagoniste. Viene 96-97, per molti c'è anche il cambio di categoria, dal settore cadetti a quello allievi. Di certo non l'ha patito Simone Bernardi, che è stato autore di una prova splendida, direi per certi aspetti non sorprendente di fronte al blasone che lo stesso atleta già poteva vantare. Non cambia il copione là davanti, dopo il sorpasso avvenuto un minuto fa da parte di Imane Zuir. La Venturelli ora deve cercare di superare questa crisi, conseguenza anche di una partenza fin troppo decisa. Cus Bologna RCM per quanto riguarda i quartieri alti della prova. Gara destinata a cambiare pelle in queste ultime fasi, in questi ultimi minuti, quando stiamo per entrare nella parte più estrema, quella nord-ovest del tracciato. Ricordo, siamo sempre in compagnia del comune di Scandiano, siamo ospiti della cooperativa Lo Stradello, il circolo ippico intorno al quale è stato disegnato il percorso, fortemente voluto dopo l'ottimo esordio di un anno fa. Un sostegno, un gioco di parole, è targato Banca di Credito Cooperativo, Conad Supermercati, New Balance, Ferrarini Azienda Agroalimentare, Fast Computer, Consorzio Parmigiano Reggiano, Fruiran Abbigliamento, Accessori e Calzature, Impergio, Sasim, il volontariato scandianese, il sostegno navigato per forti di una lunga esperienza prima al Tempio, lo storico palazzetto intorno al quale si correva il cross a Rubiera, poi quando la gara è stata spostata con la fantasia e l'estro di Gianni e compagni al campo prima definito di Via della Chiusa e poi 29 agosto 2004, data indimenticabile per
la maratona italiana, per Stefano Baldini in particolare, quando questi conquistò l'oro ad Atene. Ali la dedica puntuale a riconoscere la vittoria della vita, ma in ogni caso da quell'impianto abbiamo ricavato più emozioni con la neve, senza la neve, con miracoli organizzativi, ma 2 anni fa l'impossibilità di andare avanti. Scandiano è diventata l'alternativa importante, ma andiamo al presente. Comanda Imane Zuhir, tra l'altro cambio di categoria, quindi un'altra cadetta che conosce la categoria allieve e va a trovare il sigillo alla prima gara che conta. Maglia bianca, pantaloni neri per l'atleta del CUS Bologna, ha preso per mano la gara, ha lasciato sfogare Monica Venturelli e ora legittima la vittoria in maniera netta. Siamo a un minuto dalla conclusione. Siamo all'ultima infida salitella, non cambierà il copione, è piantata alla Venturelli, è davvero in grande difficoltà in questi ultimi 200 metri, potrebbe davvero andare a perdere anche la piazza d'onore. Stiamo con lei e con voi per seguire da vicino quello che è la sua difficoltà evidente, ci credono le seguitrici, non ha dubbi a portare a casa la vittoria invece la portacolori del CUS Bologna. Non senti il cambio di categoria, vince alla grande Imane Zuhir, CUS Bologna, 11.32 per lei, facile. Monica si riscatta, teme il pericolo, ritrova riposte energie e riporta sul podio i suoi colori. Monica Venturelli, seconda in 11.44 e podio di forza, di grinta, lo conquista Caterina Moroni, come un anno fa ha temuto il peggio, perché la Merighi ha creduto nella grande finale, così come la Incerti e altrettanto anche la Solaroli, già conoscitrice del cross un anno or sono. Chiude anche Agnese Cappelli per squadre, francamente il Molificio Modenese non ha rivali, alle spalle della quale anche Elena Viani. La Pedocchi, prima gara con il Molificio dopo il campaccio di domenica scorsa. Ha vinto Imane Zuhir su una Venturelli che ha davvero visto la difficoltà davanti ai suoi occhi, ma ha portato a casa con grinta e caparbietà un insperato ormai argento quando sembrava davvero di una crisi irrisolvibile. Greta Dalla Libera chiude in questo istante, torniamo in questo caso a Ferrara con la casacca dell'Atletica Estense. Dopo questa finestra che invita a rimanere, questo messaggio deve essere frutto di una sinergia tra chi corre e chi affianca le stesse atlete, in questo caso allenatori e genitori hanno il compito di non veder disperdere questo patrimonio umano che deve essere pilotato al cerimoniale che Paolo Cocchi è pronto a raccontare. Finale anche per Alice Andreoli.